Ciao a tutti amici dello Svapo. Allora, di cosa parliamo oggi? Oggi parliamo della sigaretta elettronica. Io più che sigaretta elettronica la chiamerei bruciatore, che fra un mesetto uscirà della Philip Morris. Ho raccolto delle informazioni e penso che questo video interesserà molto anche i fumatori o gli ex fumatori di sigaretta elettronica che sono ritornati a fumare il tabacco. Questo video lo faccio più che altro perché non ci vuole molto a capire, raccogliendo delle informazioni e capendo un po' come funzionerà tutto il discorso, che non sarà assolutamente la soluzione. Quindi, a mio avviso, la Philip Morris ha buttato via una barca di soldi e poi andrò a spiegare. Sotto vi metto anche il link di un articolo che ho trovato e poi monterò un'altra cosa nel mio video di YouTube. Allora, innanzitutto la sto leggendo, l'articolo. La Philip Morris con questo HeatStick e IQOS, le sigarette si chiameranno IQOS. C'è anche una foto dove fa vedere praticamente una parte grossa che penso che sia una custodia con dove penso che infilerete sia la sigaretta elettronica, il bruciatore, che poi ce n'è anche una piccolina e quella penso che sia per mettere dentro il tabacco, sia un portatabacco. E attraverso la custodia, penso, da quello che vedo, si caricherà tramite USB e poi con adattatore alla corrente, sempre discorso USB. Non si sono inventati niente, non si sono inventati niente e hanno speso, aprirà, mi pare a Bologna, non so dove, comunque in Italia aprirà, lo stabilimento. E hanno speso in questi ultimi anni nella ricerca 10 miliardi di dollari nell'ultimo decennio per inventare questa roba, che non si sono inventati niente. E poi capirete perché. Hanno praticamente scoperto l'acqua calda e io non so se ci fanno o ci sono, cioè o hanno buttato via i soldi oppure hanno inventato una cosa che esiste già. E vabbè, questa cosa mi fa ridere. Perché non servirà niente? La vendita usciranno in Giappone e a Milano in Italia. I milanesi saranno i primi a rimanere delusi di questa cosa. Non sono di parte, ve lo dico, fumatori, non risolverete niente, perché questa cosa non è altro che un bruciatore. E io dopo vi posto un video di una serie di un bruciatore che si chiama Apex, che c'è da una vita. E praticamente in America ci sono da una vita, sono delle sigarette elettroniche con un fornelletto dove voi mettete il tabacco, in questo caso sono nati per fumare l'erba, la marijuana. Comunque mettete il tabacco e scalda, scalda e vi fumate la marijuana o il tabacco. E ce n'era una 2 anni fa che si poteva smontare il fornelletto, si metteva l'atomizzatore ed era ibrida, potevate fumare sia liquidi, svapare liquidi che fumare il tabacco riscaldato o l'erba. Quindi non si sono inventati niente. E questo già vi dice tutto. Scalderà il tabacco a 350 gradi. E perché non servirà niente? Perché scaldando il tabacco a 350 gradi, invece che bruciarlo, innanzitutto, come la sigaretta elettronica, assimilerete molto più lentamente la nicotina. L'hit non sarà assolutamente lo stesso della sigaretta bruciata e voi vi ritroverete in due situazioni. O io parlo di quelli che hanno provato la sigaretta elettronica e sono tornati indietro, o ce l'avete sempre in bocca, poi non vi appaga e a quel punto ritornate con la sigaretta tradizionale, oppure se siete abituati a un grado di nicotina, a un livello di nicotina con la sigaretta tradizionale, dovrete per forza
fare in modo di assimilare più nicotina, quindi non so se venderanno dei tabacchi, come escogiteranno il modo per apportare più nicotina. Ecco, questo è il discorso. Mentre invece la sigaretta elettronica potete con i liquidi scegliere la vostra gradazione di nicotina. Quindi vi ritroverete o a fumare tantissimo questa sigaretta elettronica perché non vi appaga e ce l'avrete sempre in bocca, oppure ritornerete, ed è la cosa più plausibile, secondo me, a fumare la sigaretta tradizionale. Sarà un bel flop, anche perché, vi ripeto, le dimensioni sono bene o male, credo, quelle di una Ego, o comunque è una sigaretta elettronica. Quindi chi non gira con la sigaretta elettronica con questi affari, si vergogna, per dire, si imbarazza a quel punto. Non userà neanche questa sigaretta qua, questa boiata della Philip Morris. Un'altra cosa che volevo dire è che chi ha iniziato tempo fa con la sigaretta elettronica non è stato appagato, non è stato contento ed è ritornato alla sigaretta tradizionale. Adesso è un discorso diverso, perché con questi atomizzatori che un tempo non c'erano, c'erano solo il C4, con queste batterie, il vapore sin dall'inizio, potete, sia gli svapatori entry level possono avere qualcosa che veramente appaga tanto, molto di più della sigaretta. Questo è un tiretto giusto per chi non è nell'ambiente. Ok, questi sono tank, sono atomizzatori non più entry level dove ti devi mettere a rigenerare, ma vi assicuro che adesso a basso costo esistono atomizzatori come questi dove semplicemente sono semi rigenerabili, si chiamano atomizzatori a testina, semplicemente cambiate la testina dentro e basta, mettete il liquido ed è fatto. Io ci tengo a precisare queste cose per i miei amici fumatori. A me stanno sul cazzo i tabaccai perché vendono morte, ma i fumatori per me sono fratelli, perché lo sono stato anch'io, lo siamo stati tutti, e chi fuma almeno un pacchetto di sigarette sa benissimo che non ne uscirà mai, nel senso che anche se dovesse smettere, io ho conosciuto persone che hanno smesso per 10 anni e poi hanno ricominciato, se non hanno qualcosa che sostituisce il fumo, comunque vivranno sempre con la sigaretta in testa, nel senso che anche se non dovessero ricominciare, vivranno sempre con questo compromesso. Ok, sto meglio, non fumo, però cazzo quanto era bello. Questo chi fuma è che gli piaceva tanto, chi fuma almeno un pacchetto di sigarette. E poi, ovviamente, chi adorava le sigarette. Fatta questa premessa, l'articolo parla chiaro, insomma, si vedono le foto e chi utilizza queste cose può farsi un'idea. Non si sono inventati altro che un ego con il fornelletto, insomma, dove mettere tabacco solido o tabacco trinciato, lo infili dentro e dalla bustina, dalla capsuletta che vedo nella foto, probabilmente lì sarà per mettere tabacco. Poi se faranno un tabacco solido tipo i panetti dell'hashish, ben venga, anche per gli utenti che gireranno con i quadratini. Comunque il discorso è sempre quello: scalda, si scioglie e non avrete assolutamente la stessa sensazione di una sigaretta. A quel punto l'utente non farà altro che avvicinarsi, a mio avviso, ancora di più alla sigaretta elettronica che fa una marea di vapore, dà la possibilità di regolarsi la nicotina, e oltretutto io non so se è merito o colpa della nicotina liquida, cosa che non fa il fumo generato dal tabacco. Al 90% delle persone, questa è una mia stima, un'impressione, 80, ok, porta a lungo andare a scendere di nicotina, forse infiamma, no, le mucose, e la si sente sempre di più e gradualmente, senza nessuno sforzo, si scende di nicotina. Io sono arrivato a zero,
Ovviamente mi porto con punte di ogni tanto 4,5 o 6, perché magari svapo dei liquidi che hanno un aroma che mi piace tanto e che magari non trovo a zero di nicotina, ma per me non è più un problema, anzi mi trovo meglio a eliminarla del tutto perché sento gli aromi. Un'altra cosa che stancherà appunto tanto subito il fumatore è l'aroma, non ci sentirà niente, non è come la sigaretta elettronica, o si svapa, si fuma un tabacco mentolato oppure non ha senso, ritorna a fumare la sigaretta tradizionale. Lo fa per la salute, ridurre i rischi e i danni di un 30% non ne vale la pena. Caricare batterie, il fumatore ritornerà sulle sue sigarette tradizionali oppure inizierà a valutare di più la sigaretta elettronica, il vaporizzatore personale. Questo è quello che penso io. Per quello si evince che tutta questa lotta alla sigaretta elettronica, perché secondo me la Philip Morris sa benissimo i rischi. Potrebbe essere un'arma, un boomerang per lei, cioè far uscire qualcosa che alla fine avvicinerà ancora di più gli utenti alla sigaretta elettronica. Io la vedo così, quindi fumatori, non fatevi illusioni, il funzionamento è questo: scalda, vaporizza il fumo, non lo brucia, quindi lo sentirete e per voi sarà come passare, come un fumatore che fuma Marlboro, fumare di colpo le Muratti Ambassador. Faccio pubblicità alle sigarette per una volta, sarà come fumare delle sigarette, le Merit, le sigarette leggere, quindi non troverete nessun appagamento. E a questo livello non ha neanche senso, come fanno alcuni fumatori, svapatori che usano la sigaretta elettronica per limitare le sigarette, perché fumare un po' di tabacco riscaldato e fumare un po' di tabacco in combustione non risolverà i vostri problemi di salute, anzi vi terrà ancora più ancorati alla nicotina e più dipendenti. L'unico vantaggio che avrete dalla sigaretta elettronica della Philip Morris, vi posso dire che non vi brucerete, beh, adopererà un fornelletto, quindi lì è tutto da vedere. Comunque non farà cenere, ecco, non avrete più cenere in macchina e sul divano. Questo è l'unico vantaggio. Poi la sigaretta elettronica esplode di qua di già, vediamo se anche la sigaretta elettronica della Philip Morris verrà accusata, dato che il sistema è lo stesso. Quindi vedremo se la sigaretta elettronica della Philip Morris non esplode. Tutto qui, posto sotto l'articolo, perché ce n'è pochissima di roba per il momento in internet, l'articolo della IQOS, la sigaretta elettronica Marlboro della Philip Morris. E in finale vi metto subito adesso dei pezzettini perché sennò è troppo lungo, del bruciatore di erbe, l'Apex Dry Herb, come aspettate che do un'occhiata, me l'ero scritto. Sì, Apex Dry Herb serve per svapare erba, ma potete svaparci benissimo il tabacco. Questo per dimostrarvi che non si sono inventati proprio un tubo. E io mi ricordo ce n'era uno bianco ibrido, mi pare proprio della Apex, costava ai tempi 300 euro, quindi non l'ha comprato nessuno perché era un'esagerazione ai tempi e mi pare che sia addirittura anche fallita, non vorrei giurarci, ma da qualche parte mi pare che questa azienda abbia fallito. Però si poteva svapare, aveva il fornelletto che si svitava e potevate mettere l'atomo. Tutto qui, cara Philip Morris, è ora che qualcuno cominci a sputtanarti perché non tutto quello che dici scusate, tutto quello che dici è falsità e anche quando devi ancora uscire con un prodotto già incominci a dare notizie alla cazzo. Sarà un bel flop, cara Philip Morris. Io ti consiglio una cosa. Incomincia a produrre anche tu liquidi, magari fai tabaccosi. Ah, ok, sei vincolata dalle piantagioni di tabacco in Colombia, delle coltivazioni. È così, lo sappiamo. Ciao,
Ciao a tutti e ste svapo. Link sotto, ve lo metto e guardate adesso il bruciatore di erbe, giusto per farvi un'idea. Ciao a tutti. Now what you receive with your Apex personal vaporizer is the main unit with three heat settings, the user manual, replacement screens, a USB charger with a wall outlet plug, a cleaning brush, and mouth tips. Once you've unboxed your Apex, you're gonna need to charge it. A little bit more. That'll be about how much actually fits into the oven area. Might have a little too much, but we'll see here in a second. We've loaded it a few times. And you wanna load it loosely. Now we're ready to put the tip back on. Again, do not overpack the bowl. Now you can re-add the tip. Now we're ready to turn the unit on. We're gonna do that by pressing the button 5 times and it'll turn on. You can change the heat settings, which are indicated by the light on the bottom, by depressing the button for 3 seconds. Right now it's on the highest heat setting. We're gonna go and hold that down and put that on its lowest heat setting, which is indicated by red. That is the 360 degree Fahrenheit temperature, and that's the lowest setting. Doing it a second time for 3 seconds, we're gonna be at green, which is the medium heat setting. And that one is 380 degrees Fahrenheit. But I seem to really enjoy using the 420 degree Fahrenheit temperature. And again, that is the highest temperature. And that is the blue light. Now we're gonna go ahead and wait while that heats. The light's gonna go from red to green, and it's gonna be ready for use. Now that the lights turn green, wait an additional 10 seconds, then it'll be ready for use. Bella stronza.